La notte magica è arrivata alla sua 32esima edizione, 12 e 13 novembre, a Pescara tanti spettacoli, assessore Paoni Saccone, assessore alla cultura, ma anche alla salute e dunque anche il connubio, no? Con questa raccolta fondi per la Lilt. Sì, è importante. Io ho pensato come assessore alla cultura, ma anche come assessore con delega alla salute, di poter organizzare un evento che aiutasse un po', diciamo, questa associazione, la Lilt, che è un'associazione che si preoccupa della prevenzione in primis, ma della prevenzione oncologica sotto ad ampio spettro. E in questo caso ci si è prefissati l'obiettivo da raggiungere, che è quello di poter acquistare il dermatoscopio, che è uno strumento indispensabile per poter individuare quelle che sono le neoplasie della pelle, quindi in questo caso il melanoma. E quindi ho pensato di poter organizzare questo evento, questa serata, il 12 novembre, in modo tale da poter raccogliere dei fondi per poter poi arrivare e raggiungere questo obiettivo. Quindi io mi auguro che la cittadinanza tutta possa partecipare. C'è un biglietto di 10 euro e una gran parte di questo ricavato, detratte le spese che l'associazione dovrà sostenere, andranno proprio all'associazione Lilt per poter acquistare questo dermatoscopio. Vi aspettate una grande partecipazione della città, ma non solo. Sì, io spero di sì, perché insomma è una causa nobile, è una causa importante, e quindi io mi auguro che il teatro sia completamente sold out. Portare i bambini perché vediamo che sono degli spettacoli di magia, dunque anche i bambini possono assistere. Sì, è uno spettacolo che è stato proprio pensato per i bambini e per le famiglie, quindi mi auguro appunto che tanti bambini possano assistere a questo spettacolo organizzato dall'associazione del Circolo della Magia. È importante, insomma, è importante la presenza.